Ciao, benvenuto in questo nuovo video dove andiamo a utilizzare questa canzone di Amy McDonald che si intitola This is the Life, bellissima canzone, molto divertente, per divertirsi, imparare qualcosa con il basso elettrico. Allora, cosa andiamo a fare? Impariamo due cose. Una è quella che hai sentito nell'introduzione, cioè questa frasettina che in realtà non è fatta dal basso ma è fatta dalla chitarra, però può essere divertente anche da studiare con il basso. Come seconda cosa, ancora più importante invece, andiamo a vederci l'accompagnamento per quinte su questa canzone. Poi se andiamo a ascoltare bene l'originale, in effetti non va proprio sempre a mettere tonica e quinta, però in questo stile qua, un pochettino country, è una cosa che va sicuramente bene, e da bassista è importante cercare di accompagnare utilizzando le quinte al proprio meglio. Allora, innanzitutto andiamo a vedere effettivamente una quinta dove andiamo a trovarla sul basso, perché essendo uno strumento simmetrico il basso elettrico si presta molto ad utilizzare certe geometrie, e l'utilizzo della quinta è proprio uno di questo. Infatti noi abbiamo, mettiamo il do diesis, allora andiamo, che è il primo accordo della canzone, andiamo a prendere il tasto 4 della corda di la. Questo è un do diesis. Il suo quinto grado sarebbe 5 note più avanti, do, re, mi, fa, sol, in questo caso diesis, perché nella tonalità di do diesis abbiamo il sol diesis in chiave. Tutte queste sono parolone, cose difficili, però in realtà dov'è la quinta fisicamente? Se io ho la tonica qua, la sua quinta è sempre due tasti, una corda. Devo contare. A me piace immaginare una sorta di L, in cui faccio due tasti e una corda sotto. Quindi se questo è do diesis, la mia quinta ce l'avrò due e sotto di uno. Questa qua è la quinta acuta, il sol diesis alto. Per avere il sol diesis basso è ancora più facile. Basta utilizzare lo stesso dito e salire verso l'alto, verso il grave di una corda. Quindi io qua ho il do diesis, quinta alta, do diesis, quinta bassa. Quando vado a fare un accompagnamento posso scegliere utilizzando o la quinta alta o la quinta bassa. Qua va un po' di gusto e soprattutto tanta pratica per sentire quelle che suonano meglio. Poi sarà un'arte quella di cercare di legare gli accordi senza fare dei salti troppo ampi. Allora iniziamo a vedere quali sono gli accordi. Do diesis, la, mi, che posso prendere o qua oppure anche a vuoto, vedremo, e sol diesis minore. Sol diesis la trovo al tasto 4 della corda di mi. Quindi quando io vado a fare il do diesis posso scegliere se prenderla sotto o sopra. Chiaramente posso utilizzare anche l'ottava acuta della tonica, quindi del do diesis. Quindi all'inizio andiamo a mettere l'introduzione. Adesso vado su la, mi, sol diesis. Cosa ho fatto qua? Il do diesis l'ho presa bassa. Allora, innanzitutto di note ne metto 4 per ogni battuta, quindi pam, 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 pam. Vado a saltare dalla tonica alla quinta, tonica quinta. L'ho presa quasi sempre bassa, quindi do diesis, cioè bassa nel senso di grave. Questa qua nel la posso prenderla o il mi a vuoto, attenzione qua possiamo utilizzare anche il mi a vuoto, che sarebbe, avesse una quinta corda, sarebbe comunque sempre qua, oppure mi, quello acuto. Nel mi ho preso quello a vuoto,
Qua diventa un pochettino più difficile perché devo immaginarmi con la corda vuoto, la mia L, quindi due tasti, una corda, andare a prendere il Si. So che all'inizio non è facilissimo, però ci facciamo l'occhio e dopo un po' lo si può fare. La stessa cosa si poteva fare anche con il La. La con il Mi acuto oppure La con il Mi grave. A me solitamente non piace tanto prendere corda vuoto, però potrebbe funzionare. Quella di Mi perché la prendo a vuoto? Perché c'ho solo questa. Quindi di questa altezza, che è il suono bello del basso, ce l'ho soltanto qua. Quindi sarai tu ad andare a scegliere quando passi da una all'altra. Cerca di legare, più che altro non ri ripetendo una nota in comune tra un accordo e l'altro di fila. Mi spiego meglio. Quando passo dal La al Mi, se io vado a fare, te la faccio sentire, 3, 4, allora ho usato il La come quinta al Mi, alternandolo, poi dopo avevo l'accordo di Mi e quindi io ho usato La, Mi, La, Mi, e poi ho dovuto ribattere il Mi perché è l'accordo dopo. Quindi in questo caso io personalmente preferisco non ribattere questa stessa nota. Quindi se devo fare così, faccio La, Mi, e poi vado a prendere il Mi grave. In questo modo non vado a ribattere una nota. Certo, è la stessa nota e tutto, però a livello stilistico io preferisco suonarlo così. Proviamo ancora ad andare avanti qualche giro, vediamo se mi viene qualche idea. Mi grave. Ottava. Eccetera, qua puoi sbizzarrirti, vedilo proprio come studio, quindi cerca di non fare tutti i giri sempre la stessa cosa, ma vedere se riesci a trovare delle soluzioni che possono piacerti di più. Andiamo a vedere invece la frase melodica, così in questo video hai due spunti per poterti divertire e suonare su una canzone originale. Allora, andiamo a prenderla, vediamo se la trovo. Ok, sentito qua è la chitarra. Noi andiamo a prenderla con il basso e doppiarla. Andiamo a prendere un do diesis, tasto 11 della corda di re. Allora, questo è l'accordo è un do diesis minore, infatti la melodia si appoggia sulla tonica che è il do diesis, va a mettere un re diesis e poi cade sul mi che è il terzo grado minore. Quindi vai a fare 1, 3, 4, 1, poi lo ribatti facendo più veloce l'1 e il 3, cioè do diesis e re diesis. Di nuovo. Ho soltanto queste tre note, giusto? Se la mia mano riesce a lavorare un dito, un tasto, allora non dovrò spostare e vado sempre a utilizzare le stesse dita, cosa che io consiglio sempre. Quindi impostiamo la mano bene da quattro dita a quattro tasti, in questo modo la teniamo. Quando va a cambiare la frase, io qua ci penso come se fosse un accordo di Mi, vado a fare Mi, Fa diesis e Sol diesis. Il ritmo più o meno è uguale a quello di prima. Quindi vado a fare Mi, Fa diesis, Sol diesis, ribatto il Mi e poi le fa ravvicinate di nuovo Mi, Fa diesis. Poi alla fine ritorno indietro facendo le note al contrario, Sol diesis, Fa diesis, Mi. Poi dovrei fermarmi sul Do diesis, qua io ci metto questo piccolo abbellimento che puoi anche non fare, si tratterebbe di emmeron e pull-off veloci, in modo da fare queste due note ravvicinate, altrimenti va benissimo, la lasci lunga, se non sbaglio lui la fa anche lunga, andiamo a sentire. Questa era la prima frase, fatta qua, suona.
posto la mano. Ok, lui lo tiene lungo. Quindi questa frase è composta da due movimenti della mano. Il primo la tieni fissa al tasto 11. Poi spostiamo dove suonava il mignolo, andiamo con il medio. In questo modo qua possiamo usare 2, 4 e 1 cambiando corda. Bene, spero di esserti stato utile in questa canzone. Se non la conoscevi, valla ad ascoltare, prova ad accompagnarla, prova la melodia e soprattutto divertiti con il basso elettrico. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Ciao!